come matita che scrive a matita quando è secca e con l'inchiostro quando è bagnata. Ma che figata! Sarebbe molto comodo, effettivamente, eh? Ma com'è che sarebbe? Cioè, se vedete, cambia quasi colore, tra l'altro. Più che altro la vera domanda in questo caso è: si può cancellare? Non dico la parte dell'inchiostro, ma la parte scritta a matita è cancellabile? È quella la cosa più importante per me, perché sennò è inutile. A sto punto prenditi direttamente una penna, se è comunque indelebile. Manco è tanto bella da vedere questa qui, quindi, boh, vabbè, dai. Oggi, ragazzi, daremo un'occhiata a dei video di magia nera, o cose che sono generalmente difficili da spiegare, ecco. Wow. Ok, come hai fatto con questo? Fino a qui ancora va bene, tipo metterci il green screen e tutto. Ma in mezzo all'erba come hai fatto a far continuare l'acqua? C'è stato tipo un taglio, una roba del genere, ma non ne sono sicuro. Però ve lo dico, pagherei oro per avere un tubo Bluetooth. Sarebbe troppo comodo. Wow, è semplicemente spawnato. What? Come ha fatto? Raga, fare un livello di Hitman, tipo appari là, fisso così. Ok, la tua missione di oggi è distruggere, non lo so, l'ospedale. Non ne ho idea, veramente. È seriamente stupenda come cosa. E poi è partito con l'animazione della camminata, bellissimo. Alright guys, let me show you something that makes absolutely no sense. Inside of this box, I've got another little box like that. And inside of this box here is a nice little present for me. It's an unsolved Rubik's Cube. Okay. Now to make things even weirder, this box for some reason fits inside of this box, which makes absolutely no sense. And this Rubik's Cube is completely unsolved. But if you just use your imagination, imagine that it's like 20 moves away from being solved. And now imagine only 10. Ma che figata! One move from being solved, and then finally imagine that it's actually completely solved. Ok, come ha fatto? Sono decisamente confuso in questo momento. Sono sicuro che magari qualche movimento col mignolo ci sia mentre gira la mano continuamente. E poi la cosa più importante è come ha fatto la scatola a rientrare su se stessa. Va bene essere un illusionista, però wow. Mantieni i tuoi occhi sulla crocetta in mezzo, ok? Queste facce non sono state cambiate, non sono state alterate. Oh. Ok. Questa cosa è strana. Perché li vedo tipo come delle facce deformate, ma ogni volta che guardo le persone sono normali? No, raga. Oh mio Dio! Che poi più continuate a guardare più peggiorano. Questa roba è stranissima. Questa roba è veramente stranissima. No, raga, non ce la posso fare. Questa cosa è incredibile. Come fanno a sapere ogni volta che guardo dall'altra parte? Beh, letteralmente questa cosa qui. Anch'io ho pensato, no, non è possibile, veramente. No, comunque, che cavolo. Da quel che ho capito, dovrebbe essere la nostra visione periferiale che ci fa degli scherzetti. In un certo senso dovrebbe essere il cervello che cerca di riempire gli spazi vuoti. Ma per quale motivo lo fa in una maniera così orrenda? Perché? Guardate, wow, che figata! Avete mai visto una spiaggia che, tipo, camminandoci sopra si illumina? Oh, wow. Mamma mia, bellissimo! A quanto pare questa cosa succede grazie ad un'alga che è bioluminescente e... wow! Non ho capito se tipo con la frizione o che cos'è che si illumina, ma questa roba è troppo interessante. Sembra quasi una roba presa da un videogioco, oppure tipo Avatar, roba del genere. Se non sbaglio ci stavano tipo quelle piante che quando ci camminavano si illuminavano, ecco, quello è figo. Devo ammettere, non mi dispiacerebbe notarci. Più che altro, le alghe sono sicure da ingerire. No, perché io già lo so che come entro in acqua finisco per annegare, ve lo dico. Almeno voglio essere sicuro che se le ingerisco per sbaglio non mi succede niente. No, questa qui è la luce RGB della natura. Vedete ragazzi, questo lo conferma, madre natura è una girl gamer, ve lo dico io. I might be fat, but I identify as skinny. Bitch, I'm translating. Carino. Vedete che i gatti sono fatti di liquidi? Li potete far entrare da qualsiasi parte. L'importante è che ci passi la testa alla fine. E in realtà molto spesso anche quella, pure se non dovrebbe passare, passa. Che animali strani. My name is... Ma è bellissimo. Raga, è tipo il lavello di Gesù. L'abbiamo finalmente trovato. Vedete, adesso capite come ha fatto Gesù a trasformare l'acqua in vino. È stato così semplice, mamma mia. Se ci pensate, questo è tipo un glitch infinito per i soldi. Prendete l'acqua dal lavandino, create il vino, fatto. Vabbè, comunque dovrebbe esserci una sostanza chimica che non ricordo più il nome, ragazzi. Non sono un'enciclopedia, purtroppo. Però che in contatto con l'acqua tecnicamente diventa rosso. Aspetterò la risposta di Tuttologi nei commenti, che ogni singola volta me lo dico. No, e intanto passiamo alla prossima clip. No, Zach, it's really not. Oh. No, Zach, Zach, stop, oh. Stop, stop. Ok. No. Yo, what? How did you do that? It worked.
Ma che figata! Oddio, ok, ho presente chi è. Vabbè, che cosa mi aspettavo da un video di Zach King? Praticamente lui fa tutta roba del genere. So che non sembra, ma questa roba probabilmente è stata fatta in 3D, neanche ve ne accorgete. Io non so dove trova le idee e le abilità soprattutto per farle, davvero. Più che altro sarebbe comodo riuscire sempre a trovare i parcheggi in questo modo, no? Che dite? Come la tua macchina sta in mezzo alle palle, puh, diventa un murales. No, ok, questo qui so già subito cos'è. Oh, it's... Wait, how the fuck did you do that? You fucking wizard? Letteralmente. Allora, non so per quale motivo il mondo funziona in questo modo, però le vedete quelle catene? Quello che voi non state vedendo è che tecnicamente dovrebbe esserci un costante tira e spingi da una catena all'altra. In pratica entrambe sono sempre in costante pressione. È per questo motivo che tecnicamente sta in piedi, però io vi giuro, non so come fa. Mi piacerebbe avere un giorno tipo un tavolo o una roba del genere. Più che altro ho paura se dovesse mai tipo crollare su se stesso. So che tecnicamente non dovrebbe accadere, però... Tecnicamente accade. Ok ragazzi, state vedendo questo tè? Un bellissimo tè fatto di piselli blu, estratto di puffo in poche parole. Comunque, qualcuno mi può spiegare per quale motivo una volta che all'interno di questo tè blu ci andate a mettere il limone diventa per qualche strano motivo di color viola o magenta o qualsiasi cosa sia, non ne ho la più pallida idea. È molto figo da vedere, devo ammettere. Mi ricordo un botto durante le lezioni di chimica a scuola, quando andavate a mettere il reagente per vedere se una cosa è basica o acida. Sapete, penso sia una roba tipo quella, ma veramente non me lo so spiegare altrimenti, davvero. Nonostante tutto è molto bello da vedere, devo ammettere. Chissà com'è il gusto, più che altro, perché pisello blu? Non lo so. Aiuto? What the fuck? What the fuck? It's fucking broken. Riga, un bug della simulazione. Per quale motivo lo scolapasta non sta scolando? Cosa è successo? Complimenti, sei riuscito a rompere il gioco. Hai visto? Adesso ti verranno a prendere. Non dovevi farlo. Che poi, raga, ora che ci penso, si è rotto oppure si è aggiustato? Cioè, se ci pensate, dopo tutto, uno scolapasta è semplicemente una ciotola bucata, no? Se non buca più, tecnicamente è diventata una normalissima ciotola. Finalmente utilizzabile. Cioè, io lo prenderei quasi come un vantaggio. Sta accendendo il ghiaccio? Ha preso fuoco il ghiaccio? Come ha fatto? Ok, interessante. Non mi sarei mai aspettato di vedere del ghiaccio prendere fuoco, ma perché no? Suppongo. That's pretty cool. Probably gonna explode on us. Arriva, si avvicina al focolare e dice: potrebbe esploderci addosso. Sì, va bene, avvicinati. Genio del male, mamma mia. No, non penso che esploderà nonostante tutto. L'unica cosa che esplode in questo momento è la mia testa, il mio cervello. Perché come fa? Che poi già che ci siamo, ecco un altro video di magia nera col ghiaccio, ma questa volta con le stelline. O scintille, non lo so, ognuno le chiama in modo diverso, ho visto. Ok. Wait, what the fuck? Non si... Wait, ma che figata! Wait. No, regà! Put it in further, put it in further, put it in further. Ok, mo si è spento. No? Non si è spento! Ma che figata! Troppo bello! Posso dirvi che lo voglio assolutamente fare questo inverno? No! Ma è bellissimo! Io l'unica cosa che ho fatto con le scintille, perché da piccolo, dovete sapere, ci ho giocato. Ci ho messo vicino alla stellina o qualsiasi cosa sia la mano e non mi faceva male. E ho detto, vabbè, è freddo. Sì, è freddo, posso tranquillamente usarlo come pennino per il DS. Ho preso la stellina, ho preso il DS e ce l'ho messa sul DS. Indovinate cosa è successo? Si è sciolto lo schermo. Io deficiente di 8 o 10 anni, quanti ne avevo? Non lo so. Vi giuro, non riesco a capire come, perché io l'abbia fatto. Però ci sono rimasto poi. Quel DS mi è rimasto per un altro paio d'anni e me lo sono tenuto così, con lo schermo sciolto. Non fate domande, per favore, perché neanch'io so darvi una risposta, va bene? Ero semplicemente stupido. Ero curioso come George, non ne ho idea. Veramente. Tornando di nuovo alle capre che tipo sanno scalare cose impossibili. Come diamine fa? Come diamine fa questa roba a fare queste cose? Cosa stai facendo con quella bocca da capra e la lingua da capra che va a leccare mattoni di capra? Non lo so. Cioè, voi immaginatevi, queste capre sono così tipo dipendenti dal sale che vanno a scalare, non lo so, gli edifici verticali. Questa roba non ha senso, ve lo giuro. Se fossero in città, io ve lo dico, ci ritroveremmo le capre sui grattacieli. Sono degli animali assurdi, è incredibile come riescono a scalare le cose. Avete mai visto questa magia prima d'ora? Sarebbe tipo il fond della Dyson questo. Ho visto che è una figata. Mi piacerebbe averlo se tipo avessi i capelli lunghi. Mi servirebbe nella vita più che altro. Guardate qua, che figata, che figata, mamma mia.
Come fa? Mi piacerebbe davvero saperlo. Vabbè che sto Fonti verrà a costare tipo 2 reni e mezzo. Ma mio Dio. Per l'unica cosa che sa fare, la fa bene. E poi non sono neanche sicuro che sia il Fon. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Ha un aspetto strano, nonostante tutto. Avete mai visto una macchina cambiare colore? Beh, a quanto pare le macchine del futuro potranno farlo. Cosa è appena successo? Come ha fatto? Vabbè che in teoria non è cambiato il colore dello sportellino per la benzina. Ma tutto l'altro, ragazzi, come ha fatto? È quello che penso io, per caso. Bellissimo, sto adorando tantissimo. È un flusso laminare, se ve lo state chiedendo. Ed è una cosa fighissima. La cosa figa del flusso laminare è che se ci sono, soprattutto con liquidi che hanno una determinata densità, lo potete fare anche con l'acqua, ma funziona benissimo soprattutto con cose tipo oleose o roba di questo tipo. Diciamo che vanno a creare questa illusione ottica fantastica che adoro tantissimo. Au, mi sono fatto male. Ecco, questo l'ho adorato un po' di meno, il fatto che devo indossare le cuffie quando guardo questi video. No, però ve lo giuro, nonostante il fatto che probabilmente è unto e cose così, lo vorrei toccare. Oh? Sempre non lo so, Questo liquido qui è un po' sospetto. Guardate quanto è viscoso, mamma mia, che schifo in un certo senso. Cos'è sta roba? Beh, mamma mia, mi sento male a guardarlo. Vedete, questo è il mio naso durante la primavera, letteralmente. Buon appetito di nuovo, che so, probabilmente alle 2 che esce il video. Tutti quanti voi state mangiando come al solito. Buon appetito, ragazzi. Her body through exercising, that takes a tremendous amount of effort. I would argue it doesn't take as much effort as it does for a man to do the same thing. Because a man has to resist earth with gravity when he lifts weights. Okay. He has this whole diet he has to follow where he has to eat more. No, ok, it's come very... ha fatto? Allora, lo so che qui la battuta sarebbe il suono di sottofondo, perché le ragazze effettivamente non devono resistere alla gravità. Che non ha senso come frase. Però come ha fatto? Cioè, tipo, effettivamente i pesetti stanno per terra. Come fa lei a stare... Eh beh, effettivamente è una ragazza. Che domande mi faccio? È ovvio, non deve resistere alla gravità. Io stupido pure che me lo vado a chiedere. Voi ragazzi avete troppi segreti e troppe abilità. Questa cosa non va bene, io ve lo dico. Voglio una mia vendetta. Voglio video del genere anche per i ragazzi. Vorrei anch'io non essere stato presente quando Newton ha inventato la gravità. Cioè, questo è un messaggio per tutti i ragazzi. Voi vi state rendendo conto in che pericolo ci stiamo mettendo? La state capendo la gravità della situazione?